Nolan, i muri sono una famiglia di sistema di Revit e come tale permette la modifica dei tipi già esistenti e la creazione di nuovi tipi. In questa lezione faccio vedere proprio come creare un nuovo tipo di muro a partire da uno già esistente. Nel tutorial mostro i passaggi essenziali per la creazione di un muro di tompagno con isolamento a cappotto. Prima di lasciarvi al tutorial, voglio però chiarire il significato del parametro funzione di uno strato che compone un muro. Questo parametro è utilizzato da Revit per la gestione grafica delle unioni del muro con altri componenti. In particolare, nelle intersezioni, gli strati che hanno la stessa funzione e lo stesso materiale saranno uniti, mentre non verranno realizzate unioni tra gli strati aventi funzione diversa. La corretta attribuzione del parametro funzione ad uno strato è quindi determinante al fine di una corretta rappresentazione grafica dei giunti. Abbiamo a disposizione 6 valori per il parametro funzione che corrispondono a 6 livelli di priorità delle giunzioni. Al primo livello abbiamo il valore struttura, che tende a rappresentare uno strato strutturale del muro che possiede la priorità massima nelle giunzioni. Poi abbiamo il sostrato, che è solitamente uno strato di materiale che funge da supporto per il materiale di altri strati. Poi abbiamo lo strato termico o anche camera d'aria, che è uno strato utilizzato appunto per l'isolamento termico. Abbiamo poi uno strato membrana, che è utilizzato per esempio per la creazione delle barriere a vapore. La particolarità di questi strati è che devono sempre avere però uno spessore pari a zero. Poi abbiamo 2 valori del parametro per la finitura. Finitura 1 corrisponde in generale allo strato di finitura esterno, mentre finitura 2 corrisponde allo strato di finitura interna. Buona visione! Partiamo da un nuovo file di progetto con unità di misura impostate in metri. Dalla scheda Architettura selezioniamo il comando Muro architettonico e nel selettore di tipo del pannello delle proprietà selezioniamo il muro generico 300 mm. Facciamo ora clic sul pulsante Modifica tipo. Le proprietà di tipo di un muro sono organizzate in 5 categorie. I parametri della categoria costruzione definiscono gli strati del muro, i criteri di ripiegamento degli strati e la funzione del muro. Nella categoria grafica può essere definito un fondino o il retino da utilizzare nella modalità di visualizzazione a dettaglio basso. La categoria materiale e finiture prevede un parametro che definisce le caratteristiche del materiale strutturale da utilizzare nell'analisi. Nelle proprietà analitiche vengono poi definiti alcuni parametri che riguardano essenzialmente lo scambio termico. Abbiamo poi infine la categoria dati d'identità in cui ci può essere un'immagine tipo, il produttore del tipo, eccetera. Cioè sono quei parametri che hanno una grossa utilità laddove utilizzassimo dei materiali prefabbricati. Infine abbiamo la categoria che prevede i parametri per l'esportazione del file in formato IFC. Per creare un nuovo tipo di muro senza alterare i dati del tipo già presente da cui siamo partiti, per prima cosa facciamo clic sul pulsante Duplica. Assegniamo quindi un nome al nuovo muro che andremo a creare. Lo chiameremo Muro esterno con cappotto. Possiamo anche aggiungere uno spessore così che sarà molto più chiara la denominazione del muro. Facciamo clic su OK. Facciamo ora clic sul pulsante Modifica in corrispondenza del parametro Struttura. Si aprirà così la finestra
per la composizione stratigrafica del muro. Possiamo anche attivare un'anteprima che ci mostrerà anche l'aspetto grafico. Come possiamo notare, il muro da cui siamo partiti è composto da un solo strato dello spessore di 30 cm. Cominciamo con modificare il materiale che corrisponde appunto a questo strato. Quindi facciamo clic nel parametro materiale e sui tre puntini per aprire il browser dei materiali. Scorriamo l'elenco in basso fino a trovare muro di default. Qui con un tasto destro, per non modificare il materiale esistente, facciamo su duplica, materiali e risorse. Assegniamo ora il nuovo nome con blocco di laterizio 25x30x25. Nella scheda identità potrebbero essere inseriti altri parametri che ne descrivano appunto il materiale, come per esempio informazioni circa il produttore o il modello. Per definire gli aspetti grafici del materiale dobbiamo aprire la scheda grafica. Qui abbiamo la possibilità di assegnare un colore per l'ombreggiatura, che viene utilizzato quando viene visualizzato il materiale nello stile ombreggiato. Poi un motivo superficiale e un motivo, diciamo, per la sezione. Cominciamo con modificare il colore di ombreggiatura. Quindi facciamo clic nel campo colore e ci andiamo a selezionare un colore adatto a rappresentare, diciamo, un laterizio. Quindi possiamo in realtà quindi lavorare su una colorazione che sia tra l'arancione e il rosso. Facciamo clic su OK. Andiamo ora alla parte che riguarda il motivo di sezione. Facciamo clic quindi su motivo primo piano. Qui scorriamo l'elenco dei rotini fino a trovare diagonale verso l'alto 3 mm e facciamo clic su OK. Come colore per il retino possiamo utilizzare un grigio scuro, quindi se impostiamo direttamente i valori RGB, tutti e tre su 80, quando i tre valori sono uguali siamo praticamente sul grigio e facciamo OK. Per confermare le modifiche che abbiamo apportato al materiale, facciamo clic su OK. E ora assicuriamoci che a questo strato, che è ora definito appunto con il nuovo materiale che abbiamo appena creato, sia assegnato uno spessore di 30 cm, quindi 0,30 in metri. Poiché non vogliamo che questo materiale sia considerato nell'analisi strutturale, deselezioniamo la casella materiale strutturale e lasciamo deselezionata anche la casella variabile che viene utilizzata per i muri a spessore appunto variabile. Aggiungiamo ora gli ulteriori strati al muro. Per aggiungere un nuovo strato dobbiamo fare clic sul pulsante Inserisci. Nel parametro Funzione andiamo a selezionare strato termico camera d'aria e andiamo quindi a intervenire sul materiale. Facciamo clic sui tre puntini, facciamo una ricerca con la parola isolamento per vedere se troviamo un qualcosa da cui partire. Selezioniamo isolamento rigido, facciamo clic quindi con il tasto destro e facciamo duplica materiali e risorse. Modifichiamo questa volta il nome utilizzando il pannello identità. Qui daremo il nuovo nome che è pannello isolante in polistirene espanso.
Siamo ora alla scheda grafica e andiamo a modificare l'aspetto. Nella parte di sezione andiamo a vedere il tratteggio del motivo e possiamo scorrere e vediamo se troviamo un qualcosa. Isolamento rigido, per esempio. Selezioniamo questo, ok. E come colore andiamo a impostare anche qui lo stesso grigio che abbiamo impostato per la muratura. Facciamo ok e ok. Allora, per quanto riguarda lo spessore, gli diamo uno spessore di 6 centimetri, quindi 006. Inoltre lo spostiamo più in alto in maniera tale che andiamo al di fuori del nucleo del muro verso il lato esterno ed ecco che ci viene subito rappresentato anche nella grafica. Andiamo ad inserire ora gli strati di intonaco, quindi facciamo ancora inserisci. Qui come funzione andiamo a prendere finitura 1 che viene utilizzato in genere per la parte esterna e andiamo a cercare il materiale. Facciamo una ricerca in tonaco, vediamo che cosa troviamo e scegliamo questo rendering beige con trama. Facciamo clic, lasciamo tutto com'è, facciamo ok. Come spessore, questo è l'intonaco esterno. Quindi diamo un centimetro, quindi 0,01. Poi andiamo ancora ad inserire un nuovo materiale che è l'intonaco interno. Quindi facciamo ancora clic su inserisci. Per spostare lo strato appena creato verso il lato interno, facciamo clic sul pulsante giù fino a raggiungere la posizione desiderata. Come funzione scegliamo questa volta finitura 2, che in genere è utilizzata per la parte interna, e andiamo a impostare il materiale. Proviamo questa volta a fare una ricerca con la parola bianco, che è il colore che vogliamo all'interno, ed ecco abbiamo finitura bianca. Beh, selezioniamo direttamente questo materiale, andiamo a vedere. Non c'è nessun motivo, ok, va bene così. Quindi facciamo ok. Diamo un'ultima occhiata all'anteprima. Possiamo vedere che sull'intonaco esterno c'è un tratteggio, quindi andiamo a modificare il materiale dell'intonaco esterno così da eliminare il tratteggio. Quindi andiamo motivo di sezione, primo piano, scorriamo in alto l'elenco. Facciamo nessun motivo. Ok, bene, ora abbiamo finito. Quindi facciamo clic su ok e ancora ok e abbiamo creato il nuovo muro. Proviamo anche a vedere come viene visualizzato. Eccolo, vedete gli strati, stiamo in un, diciamo, in una visualizzazione di tipo media, andiamo su basso e ecco che ci compare solo il contorno con il fondino grigio.